tutti, oggi sono qua per parlarvi delle mie letture del mese di giugno. Sì, giugno. Allora, questo mese ho letto principalmente fumetti, ho letto soltanto due romanzi, quindi direi di partire da questi. Il primo è di Agatha Christie, ovvero Poirot assai scorti, il primissimo romanzo che Agatha Christie abbia mai scritto su Poirot. Ed è stata una gioia immensa leggere finalmente questo romanzo. Avevo già visto l'episodio della serie TV tratto appunto da questo romanzo, però ecco, leggere Agatha Christie, leggere qualcosa di Poirot è una cosa totalmente diversa. Questo libro è edito da Mondadori. Io ce l'ho in edizione vecchia perché l'avevo presa in scambio su Bookmooch, però poi trovate la versione, diciamo, aggiornata. Questo è in descrizione. Ho adorato tantissimo questo libro. Avevo un po' paura di rimanere delusa dalla presentazione di Poirot, e invece così non è stato. Anzi, mi sono stupita veramente tanto. È riuscito a coinvolgermi tantissimo e anche a stupirmi. Avevo visto già la trasposizione, diciamo, in serie TV di questo romanzo e nonostante tutto, nonostante io conoscesse la storia, sono rimasta comunque sorpresa, quindi favoloso. Mi piace poi tantissimo come scrive Agatha Christie perché riesce a descrivere, a farti entrare nella società in cui viveva lei senza appesantire. Riesce a darti tanti piccoli indizi che magari lì per lì non ti sembrano importanti, tanti piccoli dettagli a cui magari il lettore non fa caso, ma che alla fine ti accorgi invece che sì, erano lì perché non ci ho pensato prima. E poi vabbè, Poirot è uno dei miei personaggi preferiti in assoluto, amo follemente il modo in cui ragiona, il modo in cui si esprime, il modo in cui tratta le persone, soprattutto i domestici. Lo trovo veramente molto interessante, anche se è molto bizzarro ed eccentrico, lo adoro. Il caso da risolvere sembra semplicissimo, banale, scontato, ma non lo è per niente, anzi, molto più intricato di quello che sembra. È una lettura, secondo me, adattissima anche adesso all'estate, perché comunque è abbastanza breve, mi sembra che non sono neanche 200 pagine. Ed è una lettura che ti tiene veramente attaccata alle pagine. Ci sono tantissimi dialoghi, quindi si legge velocemente. Io non so, leggerei Poirot tutta l'estate. L'altro libro che ho letto è So You've Been Publicly Shamed, che per me è uno scioglilingue, sicuramente l'avrò detto male. Comunque in italiano è stato tradotto come I giustizieri della rete di John Ronson. Questo è un saggio focalizzato appunto sull'umiliazione pubblica online, quindi un tema veramente molto attuale. L'autore prende in esame alcuni casi che sono diventati, diciamo, di dominio pubblico, che hanno suscitato molto scalpore, che hanno fatto parlare molto, e parla con i diretti interessati, quelli che sono stati appunto umiliati pubblicamente per un tweet, una battuta infelice che hanno fatto online, per magari un libro che hanno scritto. Insomma, ci sono tanti casi diversi ed è una lettura assolutamente interessante da fare assolutamente al giorno d'oggi, perché chi di noi non è online? Però allo stesso tempo ho trovato che non aggiungesse nulla di nuovo, almeno a me. Io sono molto consapevole della mia presenza sul web, riguardo mille volte quello che scrivo, quello che condivido, le foto, i tweet, qualsiasi cosa, perché sono molto consapevole del potere, tra virgolette, che possono avere le parole e le immagini online. Una volta che qualcosa è pubblico, non sai mai chi può leggerlo, chi può visualizzarlo, quindi io tendo ad essere molto attenta a queste cose, quindi a me personalmente non ha aggiunto nulla di nuovo. A tratti l'ho trovato, non dico noiosetto, però abbastanza lento e penso che ripetesse sempre le stesse cose. Quindi è una lettura che ha degli spunti veramente molto interessanti, mi ha permesso di conoscere delle realtà che non conoscevo, però ecco, a livello personale non mi ha lasciato nulla di nuovo. Direi ora di passare ai manga che ho letto questo mese. Partiamo dall'unico seguito che ho letto, ovvero il numero 2 di The Ancient Magus Bride di Kohei Yamazaki, edito da Star Comics al prezzo di 5,90 €. Mi sta piacendo veramente tanto questo fumetto perché mescola degli elementi magici, delle creature mistiche, mitologiche, altre semplicemente inventate, insomma c'è un mix di paranormale e magia che a me personalmente piace tantissimo. Inoltre stiamo imparando a conoscere un po' meglio la nostra protagonista, così come Elias, che è il mio personaggio preferito al momento, anche se sono curiosa di saperne di più perché rimane ancora un personaggio molto misterioso. L'unica cosa che non mi fa tanto impazzire è che gira continuamente tutto attorno alla protagonista, anche se non fa nulla, anche se non ha caratteristiche particolari.
magari, anche se non ha doti specifiche, è sempre al centro dell'attenzione, è sempre quella desiderata, gira tutto, ruota tutto intorno a lei e io capisco che perché è la protagonista della storia, ovviamente, però a volte mi sembra un tantino forzato. Quindi al momento la protagonista non mi sta facendo impazzire, però la storia mi intriga molto. Finalmente ho recuperato il numero 1 di Noragami che mi avevate consigliato in tantissimi sotto l'ultimo anime consigliati o manga haul, non mi ricordo, comunque vi lascerò tutti e due i video nelle schede qua sotto in descrizione. E questo fumetto è edito dalla Planet Manga al prezzo di 4,50€, lo stanno ristampando, mi sembra che ne esce uno nuovo ogni mese se non sbaglio, infatti ho già recuperato anche il secondo perché questo primo volume mi è piaciuto veramente tanto. Non ho mai guardato l'anime di Noragami, quindi mi sono buttata alla cieca in questa storia, anche in questo caso paranormale, un po' fantasy, non so neanche io come definirlo. Il protagonista è Yato, un dio guerriero che per 5 yen è disposto ad aiutare le persone che sono appunto in difficoltà. Anche in questo caso ci sono dei mostri, spiriti, creature magiche, insomma elementi fantastici barra paranormali, e il protagonista ovviamente dovrà sconfiggere questi nemici. Una storia simpatica perché ci sono dei momenti comunque buffi, ma ci sono anche tante scene d'azione, di combattimento. Per ora sì, mi è piaciuto, però lo devo inquadrare ancora bene, quindi aspetto di leggere qualche volume in più per capire bene se continuare o meno questo manga, perché per ora mi è piaciuto ma non mi ha conquistato al 100%. Non so se per il fatto che ancora non conosciamo bene i personaggi di questa storia o se per com'è la storia in sé. E, sì, sono abbastanza confusa al riguardo, me ne rendo conto, però ecco, vedremo continuando la serie. Ho letto poi Dagashi Kashi di Kotoyama, edito dalla J-Pop al prezzo di 6€, e questo è un fumetto che mi ha stupito tantissimo perché l'ho preso un po' alla cieca, mi piaceva tantissimo la copertina, in particolare questa ragazza dai capelli lilla, veramente splendidi, e il fatto che il titolo richiami appunto quei dolcetti che si trovano nei supermercati giapponesi, quei dolcetti diciamo da poco, gli snack sia dolci che salati, e non sapevo appunto nulla della storia, quindi sono rimasta veramente molto sorpresa. È una storia comica simpaticissima, io veramente ci sono stati dei momenti in cui ho riso ad alta voce e vi assicuro non mi capita frequentemente di ridere ad alta voce, sono una persona abbastanza triste. Comunque il protagonista di questa storia è il figlio di un proprietario di un negozio appunto di dolci e snack giapponesi. Il padre vuole lasciare in eredità il negozio al figlio, che però non ha la minima intenzione di continuare questa attività di famiglia perché vuole fare infatti il mangaka. Un giorno arriva questa ragazza per conoscere il proprietario del negozio, dal momento che è molto famoso, ed inizierà una vera e propria sfida perché questa ragazza cercherà di convincere il giovanotto che i dolcetti, gli snack sono non solo prelibati ma hanno una grandissima storia dietro, sono curiosi, sono belli e avventurosi, insomma si inventa delle storie veramente folli per convincerlo a prendere in eredità appunto il negozio. E è divertentissimo ed è molto simpatico perché la protagonista a me fa morire dal ridere, mi piace tantissimo sia come è disegnata, il suo stile, ma poi è veramente molto entusiasta riguardo a questi snack e dolcetti, si inventa delle storie veramente assurde su come sono nati, qual è la loro tradizione. Io ora non so se sia tutto vero, basato appunto sulla tradizione vera e propria giapponese. So che i dolcetti citati, perché ogni capitolo è dedicato a un dolcetto barra snack, esistono realmente, molti li conoscevo già, e quindi per me è stato bellissimo conoscere cose nuove, dei dolcetti snack nuovi, conoscere la loro storia dietro, anche se è fantastica, non mi interessa. Mi ha coinvolto veramente tanto, è riuscito a trasportarmi, però allo stesso tempo è un fumetto abbastanza frivolo, superficiale, perché per quanto parli sì, della responsabilità di portare avanti un'attività familiare, se seguire i propri sogni o rimanere fedeli alla famiglia, non ci sono delle grandissime tematiche, ecco, è abbastanza di intrattenimento, quindi sono molto indecisa se continuarlo o meno, perché per intrattenermi mi ha intrattenuto tantissimo. Però ho paura che diventi veramente troppo ripetitivo. Un altro manga che mi è piaciuto tanto, ma non sarà una sorpresa per nessuno, è Dead Demons Destruction, il numero 1 di New Asano. Questo manga è edito dalla Planet al prezzo di 7,50€.
E è fantastico, mi è piaciuto veramente tantissimo. Allora, innanzitutto è ambientato in un ipotetico Giappone preso d'assedio, d'assalto, da una navicella aliena. Praticamente c'è questa nave aliena che è sui cieli, del Giappone, ferma da diversi anni e loro, le persone non sanno se verranno poi attaccate, che cosa vogliono, non sono riusciti ad allontanarla o a sconfiggerla. Ogni tanto ci sono delle navicelle che vanno in perlustrazione, però anche in questo caso non si sa che cosa vogliono questi alieni ed è una situazione un po' bizzarra, ecco. E accanto a questa situazione, diciamo, straordinaria, paranormale, fantascientifica, c'è una storia comunissima di vita quotidiana di alcune ragazze liceali. Un contrasto per me stupendo, perché comunque si parte da una situazione straordinaria, fantastica, ma si trattano delle tematiche, come capita spesso per Inuyasano, assolutamente attuali, che prendono di mira principalmente la società giapponese. Non vedo l'ora di continuare questo fumetto perché mi è piaciuto veramente tanto. Non volevo che finisse perché i disegni sono spettacolari, ma a me piace veramente tanto come disegna Inuyasano e anche la storia, le tematiche, l'ho trovata veramente particolare e abbastanza originale, quindi sono veramente molto curiosa di continuarlo. Ultimo ma non ultimo, il primo volume di Our Little Sister, Diario di Kamakura di Akimi Yoshida, edito dalla Star Comics al prezzo di 4,90 €. Questo manga parla principalmente di tre sorelle che ricevono una lettera in cui viene annunciata la morte del padre che non vedono da 15 anni, ovvero da quando ha lasciato la famiglia per un'altra donna, e all'inizio sono combattute se andare al funerale o meno, e quando andranno scopriranno e conosceranno la nuova famiglia del padre, appunto, che è morto. Una storia veramente delicata che tratta delle tematiche, appunto, forti, familiari, ma che non è assolutamente pesante nonostante i temi importanti, seri, abbastanza adulti di questo fumetto. Ci sono tanti spezzoni un po' più comici, un po' più simpatici, le tre sorelle sono molto diverse fra di loro, molto ben caratterizzate a parer mio, e il loro rapporto è veramente reale secondo me, perché ci sono dei momenti di unione, ma anche di litigio, di contrasto, insomma, sono veramente anche in questo caso curiosa di continuare questo fumetto, proprio perché mi sa di fumetto familiare, non tratta tematiche paranormali o assurde, sono tutte cose assolutamente attuali e nonostante sia ambientato in un paese molto diverso dal nostro, la famiglia è famiglia ovunque in tutto il mondo. Continuando con i fumetti, ho letto Francis di Loputin o Loputina, ancora non ho capito come pronunciarlo, quindi perdonatemi. Questo fumetto è edito da Shock Dome al prezzo di 16 € ed è un fumetto che secondo me dovete assolutamente avere. Io sono rimasta stregata da questo fumetto, mi è piaciuto veramente tantissimo. Innanzitutto per i disegni, che sono secondo me la cosa più bella e preziosa di questo fumetto. Sono veramente meravigliosi, cioè io sono rimasta, cioè io sono senza parole davanti a questi disegni, mi piacciono veramente tantissimo. È una storia che parla di magia, la protagonista infatti è una strega che per superare un esame invocherà uno spirito, Francis, che ha diverse forme, ma quella che gli piace di più è la volpe. Ed è uno spirito abbastanza capriccioso, anche pigro, meschino. E la storia parla appunto della notte che passeranno insieme, di questa avventura magica. Una storia molto particolare. Sono rimasta un po' delusa che fosse così corta perché mi sarebbe piaciuto scoprire molto molto di più sia sulla protagonista che in particolare su Francis, perché io amo particolarmente le volpi e disegnata da Jessica è qualcosa di meraviglioso. Infatti non vedo l'ora di recuperare altro di questa autrice perché lo stile mi ha veramente conquistata. I personaggi sono poi un po' anti-eroi, nel senso che non sono i tipici protagonisti, paladini della giustizia, che vogliono fare qualcosa di buono, che usano la magia per qualcosa di giusto, ma sono appunto un po' capricciosi, pigri, svogliati. E non lo so, l'ho trovata una storia veramente molto bella. Io poi l'ho letta di notte e sembrava veramente una favola un po' tetra. Altro amore, Miss Direction di Lucia Biagi. Questo fumetto è edito da Eris Edizioni al prezzo di 17 € ed è un fumetto che,
anche in questo caso mi ha conquistato. Innanzitutto mi piace molto l'abbinamento cromatico, ovvero questo verde acqua veramente superfluo con il lilla. Non è una sorpresa in questo caso perché a me piace molto il lilla, però inizialmente sembra un accostamento un po' troppo strong, in realtà a me è piaciuto da impazzire, mi piace veramente tanto, anche i disegni mi sono piaciuti, ma quello che più mi ha colpito è la storia, perché è una storia secondo me in cui bene o male tutti si possono rivedere. Federica è una ragazza adolescente in vacanza con i nonni e mentre in vacanza si fa un'amica Noemi più grande di lei con cui si diverte, vanno a ballare e dopo appunto una di queste serate l'amica scompare misteriosamente, non risponde più ai messaggi e Federica inizia a preoccuparsi e a cercarla disperatamente. È una storia che parla di amicizie sbagliate, di come ci preoccupiamo a volte troppo del parere degli altri, di come vogliamo apparire in un certo modo per paura del giudizio delle altre persone. Una cosa secondo me veramente molto importante che viene espressa molto bene in questo fumetto. È per certi versi una storia anche un po' dolorosa perché io personalmente mi sono rivista tanto in questa storia e bene o male tutti noi abbiamo fatto delle scelte sbagliate, ci siamo immischiati in qualcosa di più grosso di noi. Sono esperienze difficili che ci fanno star male, però è questo crescere. E leggendolo adesso che sono appunto cresciuta, ho rivisto appunto la me adolescente e quante cose quando ero più giovane mi sembravano impossibili da superare, come se fosse la fine del mondo, e invece adesso mi fanno veramente ridere perché sono nulla in confronto a quello che succede poi dopo. Però sono quelle piccole cose che ti permettono di capire molte più cose su te stessa e sugli altri. Un fumetto che invece mi ha lasciato un tantino perplessa è forse L'amore di Silvia Vecchini e Sualzo. Questo fumetto è edito da Tunue al prezzo di 14,90 € e si tratta di una poesia d'amore illustrata. Io mi aspettavo una storia un po' più corposa dietro questa poesia, qualcosa di più intenso, più forte, qualcosa che mi emozionasse e che mi facesse proprio vivere l'amore o che mi desse sentore di una storia d'amore, cosa che invece non è successa e quindi sono rimasta un tantino delusa. Per quanto i disegni siano molto delicati, molto belli, ho apprezzato il fatto che i protagonisti siano giovani e alle prese appunto con quella che forse è la loro prima storia d'amore. E anche la poesia in sé è veramente molto delicata, ci viene presentata un pezzo per volta all'interno del fumetto e poi alla fine è tutta completa. Non lo so, non è riuscito ad emozionarmi questo fumetto e a trasmettermi qualcosa. Sono rimasta un tantino delusa da questo, nonostante io ami l'amore, nonostante io sia una persona veramente molto sentimentale. Ho letto poi Polina di Bastien Vivet, fumetto edito da Bau Publishing al prezzo di 19 €, e questa è la storia appunto di Polina, una ballerina che inizialmente è bambina, entra in una scuola di danza classica e poi la vedremo crescere nel suo percorso appunto da ballerina. Mi aspettavo una storia incentrata molto di più sulla danza classica, visto che è ambientato, se non sbaglio, in Russia. In realtà non ci si focalizza solo sulla danza classica, ma sulla danza in generale e più in generale ancora sull'essere artisti. Una cosa che mi ha colpito molto in positivo. La storia si ispira alla vita vera di una ballerina ed è stato tratto anche un film da questo fumetto, quindi mi aspettavo qualcosa di potente. In realtà sono anche in questo caso rimasta un tantino delusa perché per quanto la storia mi sia piaciuta, i disegni non mi hanno fatto impazzire molto, li ho trovati troppo poco precisi, i momenti che secondo me sono fondamentali quando si danza, ad esempio, e quindi sono rimasta un tantino delusa da questo perché non sono riuscita a percepire molto bene il movimento, la sinuosità, dei ballerini, la dinamica di quello che stavano facendo. E poi la storia va un po' a scatti, ci sono vari episodi della vita, di Polina e secondo me manca qualcosa, mancano dei passaggi fra un episodio e l'altro. È qualcosa che ho sentito veramente molto mancare nella storia, soprattutto nella prima metà. Quindi ho fatto fatica a leggerlo, ogni tanto mi fermavo perché
la trovavo una storia veramente molto distante da me, non riuscivo ad entrare nella storia, a capire bene le dinamiche. Mentre la seconda metà del fumetto mi è piaciuta già molto di più, anche perché si entra un po' più nello specifico di quello che è il mestiere, del ballerino, quello che è lo scopo di un artista. E anche Polina subisce una vera e propria crescita all'interno del fumetto. All'inizio è sempre molto concentrata, molto seria, sembra quasi triste, e invece poi piano piano acquisterà maggiore sicurezza in se stessa e capirà veramente che cosa significa essere una ballerina. Quindi è un fumetto che mi ha stupito per certi versi, ma che per altri mi ha un tantino delusa. Sono rimasta invece molto colpita e sorpresa dal numero 4 di Lumberjanes, Fuori tempo massimo. Questo è sempre un fumetto edito da Bao al prezzo di 14 euro e io dopo il terzo volume ero rimasta un po' delusa, i disegni non mi erano piaciuti tanto, anche la storia non mi aveva convinta appieno, mentre questo quarto volume mi è piaciuto tantissimo, mi ha divertita veramente tanto, mi ha fatto ritrovare quell'atmosfera che mi aveva accompagnata per i primi due volumi della serie, quindi fantastico. Anche in questo caso, secondo me, si tratta di un fumetto molto estivo perché si parla di campeggio, di avventure, anche qua c'è un tocco fantasy, paranormale. Bellissimo, io amo le storie che sono un mix fra fantasia e realtà. Poi sarà che è passato molto tempo da quando ho letto il numero 3, quindi non avevo chissà quali aspettative. Non lo so, sono rimasta comunque molto sorpresa e mi sono divertita. Mi è piaciuto veramente tanto leggere questo fumetto. Continuando, ho letto We Are the Champions di Dario Moccia e Tuono Pettinato, autori che ho avuto anche la grandissima fortuna di poter intervistare a mare di libri. Vi lascerò poi i video nelle schede qua sotto in descrizione, e infatti me lo sono fatta anche dedicare. Che bello, è stata un'emozione veramente pazzesca. È stato, ancora non ci credo che è successo realmente, sono veramente troppo 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 emozionata, non ho neanche le parole. Comunque, tornando al fumetto, è edito da Rizzoli al prezzo di 16 euro, e come si può intuire dal titolo, questo fumetto parla della storia di Freddie Mercury. La storia ci viene narrata dai due autori che raccontano un po' quella che è stata la vita di Freddie Mercury, il percorso che ha fatto con i Queen, i vari album che sono usciti, c'è qualche chicca, diciamo, sulla sua vita privata, ma anche professionale. È una lettura sicuramente più adatta ad un pubblico fan dei Queen, che magari conosce già un po' la loro storia, che conosce bene la loro musica. Io personalmente non rientro fra questi, però sono riuscita comunque a godermi lo stesso questo fumetto. Mi ha permesso di conoscere qualcosa di nuovo, di sorridere, perché comunque lo stile è molto semplice, minimale, però secondo me funziona molto. Mi è piaciuto molto il contrasto fra i disegni semplici, minimali e tematiche che semplici non sono per nulla, ci sono in realtà molte tematiche forti e importanti. Quindi questo contrasto a me personalmente piace tanto. Si tratta quindi di una biografia con i suoi momenti buffi e altri magari più drammatici, e nel complesso è stata una lettura per me veramente molto piacevole, nonostante non sia una grande fan della musica in generale, nello specifico dei Queen. Ho letto poi il primo volume di The Sender, Stelle di Latta, altro fumetto edito da Bao che io ho pagato 99 centesimi quando era in offerta su Verticomics, quindi l'ho letto in digitale. Un fumetto che volevo leggere da tantissimo, ma veramente tanto, tanto, tantissimo. Tantissimo tempo, e che finalmente ho approfittato di questa offerta per poterlo leggere, e mi è piaciuto da matti. Appena ci saranno gli sconti Bao, recupererò tutti i volumi usciti, perché è una storia che mi ha fatto impazzire. Questa storia è ambientata nello spazio in un momento particolare, perché infatti dei robot giganti hanno decimato la popolazione, e in seguito a questo evento tutti i robot sono stati eliminati. 10 anni dopo questo evento, l'unico superstite è Tim 21. Tim è un robot bambino da compagnia, e tutti sembrano voler mettere le mani su questo robot perché appunto non ce ne sono più, alcuni vogliono i suoi pezzi per i ricambi, insomma, valgono veramente tanto, ma c'è anche chi vuole questo robot perché si è scoperto che la provenienza dei giganti sia simile appunto alla composizione dei robot Tim da compagnia. Si cercherà quindi di svelare il mistero attorno ai robot giganti, perché hanno colpito l'umanità, da dove derivano, ma in generale anche sulla provenienza, sulla nascita vera e propria dei robot. Una storia veramente molto avvincente, dinamica, anche sentimentale ed emotiva. Cioè, io ho pianto leggendo questo fumetto, perché
Tim è sì un robot, però è stato studiato per tenere compagnia agli umani, è stato pensato proprio per essere un bambino e quindi ragiona come un bambino, sembra avere proprio dei sentimenti e un'umanità che le persone vere e proprie nel fumetto non hanno, quindi mi ha emozionato veramente tanto, una storia toccante e avvincente. L'unica cosa che non mi ha fatto impazzire, purtroppo, sono i disegni. Questo perché ci sono delle tavole meravigliose, spettacolari, fantastiche, e delle tavole secondo me troppo confusionarie, non ci sono sempre i bordi nei disegni, quindi c'è un grande miscuglio di cose e non si riesce a capire bene, almeno io facevo molta fatica in alcuni momenti a capire appunto i contorni delle figure, dei personaggi, ed è un peccato perché in altri momenti invece tutto definito e perfetto, e in altri c'è una grandissima confusione. Però la storia è veramente, veramente molto molto bella e presto mi recupererò tutto in cartaceo perché devo sapere come continua la storia. Ultimo fumetto letto, o Il libro delle meraviglie di Leo Ortolani. Anche questo fumetto è edito da Bao al prezzo di 18 euro. Io conoscevo Leo Ortolani principalmente per Ratman, non credo di aver mai letto altro di suo all'infuori di Ratman, quindi ero veramente molto curiosa di leggere questo fumetto. Anche perché tratta comunque delle tematiche molto attuali e un po', diciamo, spinose, come ad esempio l'aborto, i preservativi, ma si parla anche di droga, mafia, insomma, ci sono tanti temi abbastanza delicati che vengono trattati con un po' di ironia, quell'ironia che però non ti fa proprio ridere, ma che ti fa un po' riflettere sulle vere problematiche che affrontiamo magari quotidianamente o di cui magari sentiamo parlare. Il fumetto è diviso, diciamo, in capitoli, ogni capitolo appunto ha un tema particolare che è magari un personaggio o un oggetto, infatti è diviso se non sbaglio in Le meraviglie della natura e Le meraviglie della tecnica. I disegni sono abbastanza inconfondibili, se avete mai letto Ratman sapete bene di che cosa sto parlando ed è uno stile che si adatta bene a questo genere di storia. Questi erano quindi tutti i libri fumetti che ho letto nel mese di giugno. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se avete letto anche voi qualche libro o fumetto che ho citato. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!